Logos Web Radio. Buongiorno a tutti da Blogos Web Radio. Oggi abbiamo con noi Nancy Poltronieri, vincitrice del primo premio nella sezione fumetto di Cop for Words 2009, e lei ci parlerà del suo fumetto La fuga dei cervelli, con il quale ha conquistato questo primo premio. E la prima domanda subito sulla sua opera, un'eloquente rappresentazione di quello che le giovani generazioni stanno subendo nel nostro paese, è intesa tanto come la fuga dei nostri laureati, ricercatori all'estero per poter avviare una carriera lavorativa, quanto dalla fuga della cultura dai nostri mass media, dalle televisioni, dai giornali. Secondo te i giovani possono frenare questo declino culturale, formativo che ci sta attraversando? Allora, il sottotitolo del fumetto, cioè, o comunque il titolo originale che volevo mettere, era La fuga del cervello al singolare, che stava ad indicare sia diciamo questa dispersione di cervelli italiani all'estero per vari motivi, e sia anche una sensazione comunque che si può avere. Ad esempio, quando si è piccoli si sogna, si fa dei viaggi fantastici. Quando si è poi quando si studia, si alimenta il cervello, gli si dà dell'ossigeno, e quindi anche se ha il tempo di approfondire dei propri hobby, di informarsi, di documentarsi, di ricercare, di fare della ricerca. Quando poi si comincia a lavorare, qualsiasi tipo di lavoro sia, insomma, credo che alla fine il cervello un pochino si assesta su una quotidianità, e quindi è anche un pochino quello una fuga del cervello, perché non si ha più tempo per approfondire niente, per curare più i propri interessi, il proprio cervello. E questo era, diciamo, il sottotitolo del fumetto. Non lo so, credo che noi giovani possiamo fare poco. Quelli che conosco, che adesso hanno 40 o 50 anni, che erano, non so, gli ex sessantottini, e che non sono quelli che adesso sono al potere, diciamo, per usare un parolone, comunque che comandano e che sono origine dei nostri guai, possiamo dire, loro sono molto arrabbiati con noi trentenni, perché non dicono che non facciamo niente, che ci dobbiamo unire, che dobbiamo andare in piazza, dobbiamo arrabbiarci, essere incazzati, farci sentire, insomma. E invece noi siamo un pochino ognuno per i fatti propri. Vuoi un po', secondo me, come generazione siamo abbastanza pigri, e un po' perché i mass media che ci hanno bombardato dall'età di 2 anni, almeno a me personalmente, da che inizio a guardare la televisione, ci hanno insegnato ad essere molto egoisti, ognuno bada a se stesso, e se sto bene io, ok, posso magari dispiacermi per qualcun altro, ma non riusciamo ad avere una visione d'insieme, di massa, di come categoria trentenni, trentacinquenni che non hanno un lavoro, che non hanno un futuro. Quindi non lo so, io sono un po' pessimista sul possibile sviluppo, comunque una ribellione, ecco, diciamo, mi sembra difficile. Tu appunto lavori nel settore della grafica pubblicitaria. Volevo chiederti, in passato ci sono stati dei movimenti artistici, come per esempio la pop art, viene subito in mente, che hanno contribuito a dare un'impronta sociale nel mercato. Oggi che possibilità ci sono per le arti figurative in genere di essere presenti nel mondo dei consumi senza perdere il loro messaggio di partenza come forma artistica? Ma diciamo che ogni opera che è stata concepita da sempre è frutto della società in cui è stata creata, quindi l'artista che la realizza è, diciamo, la mano esecutrice, però i genitori dell'opera è la cultura, la società, la tecnologia del momento. Quindi la pop art degli anni 60 era figlia di quel periodo lì, con le problematiche di quegli anni, la rabbia di quegli anni, che ad esempio oggi non c'è, ed è legata alla società, cioè, insomma, comunque è riconoscibile. A me piace pensare, visto che comunque ho l'hobby del fumetto, che il primo fumettista è stato Giotto, che nelle storie di San Francesco c'è questa sequenza di immagini dove si racconta la vita di San Francesco, e può essere
un fumetto, perché comunque è una storia raccontata per immagini semplici, dove lui voleva appunto istruire la popolazione tramite questo mezzo di comunicazione che comunque era la carta su cui la Chiesa scriveva cosa doveva pensare la gente. Oggi noi abbiamo la televisione, però insomma, bene o male è sempre la stessa cosa. Il fumetto è un pochino rimasto un'arte molto molto minore rispetto a tante altre, perché non ha una facilità ad essere informatizzato o comunque portato in televisione, portato in una grande distribuzione, in una distribuzione di massa come la televisione o anche i giornali. Ci sono i fumetti, ma sono per pochi, ma non perché sono dei fumetti d'élite, perché la gente non ha l'abitudine di comprare dei fumetti, non ce l'abbiamo come mentalità in Italia. Bene, nella speranza che il fumetto venga valorizzato adeguatamente, ti diamo carta bianca, così, uno spazio libero. Vuoi parlarci di progetti futuri, se hai qualcosa in cantiere per i prossimi mesi? Beh, per i prossimi mesi, da qui a marzo, devo produrre dei fumetti per la mostra del Bilbul Bull, che sarà a marzo, metà marzo, credo. Quello più il mio lavoro tutti i giorni in ufficio, direi che da qui a marzo siamo molto molto a posto con il tempo, nel senso che non ne ho, e quindi il mio tempo libero lo dedico ai fumetti. Bene, ti ringrazio. Grazie per il tuo contributo. Grazie. Un saluto da Giulio Ferrante, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.